mezzo, ramma mezzo, non un mezzo, ramma mezzo, 1x04, attenzione spoiler, con gli ospiti, cambiamo colore. Vado io. Allora, questa è una super puntata, arriva Ryoga, mi ha fatto molto molto ridere, nonostante sapessi già un po' il suo difettino, che è quello di perdersi, che io mi chiedo, no? Una volta che è arrivato a trovare Ranma alla scuola, no? Come fa a perdersi poi il giorno dopo? Cioè, non ha capito che rimani alla scuola, rimani fermo e aspetti, no? C'era la cosa, ma era ieri la sfida, no? Beh, tanto sta tranquillo, quello... Ed è finito, non so dove cazzo è finito, in mezzo alle risaie. L'Hokkaido. Sono morto da ridere. Fa ridere anche perché lui è molto serio, mentre Ranma e Akane e gli altri sono tutti molto, molto guasconi, quindi fa ridere questa serietà, no, che spezza. A me la cosa delle merendine mi ha steso. Perché gli chiedono a Ranma, ma cioè, perché secondo... pensandoci, sì, gli ho rubato la merenda, no, alla mensa. Allora, quando si rincontrano, lui che gli lancia le merendine, fa, vabbè, vuoi questa? Fa, ma a me non mi servono, ingordo. E steso. E una cosa che diceva Andrea, poi faccio andare voi, è il fatto che i combattenti sono bellissimi, davvero bellissimi, sono molto action quasi, no, da epici, e dovrebbe stonare con il tono che ha la serie, invece no, sono perfetti. Quindi questa è la puntata migliore sicuramente, sono morto da ridere dall'inizio alla fine e ci sta tantissimo, davvero super, super. Marzia, sì, innanzitutto hai fatto Ryoga, che io adoro, adesso non vedo l'ora che si trasformi in P-chan, perché io ho sempre sognato avere un mio P-chan personale, tanto per Ranma che gli lancia le merendine, poi dice, ma sono scadute, fa, ma della sfida era una settimana fa, io l'ho già comprate, no? Poi lui che si perde ovunque, quello che gli dice, ma sì, guarda che tocchio dall'altra parte, che va di là, no, ma è dall'altra parte, non lo so, cioè è come uno che adesso cerca di trovare la strada, non lo so dove, con un tutto città del 72, senza usare Google Maps, capito? Con, sì, un, esatto, fogliettino scritto. Dategli un cellulare a questo Ryoga, che almeno che oppure Google quando Maps. Arriva davanti alla scuola, che dice, dov'è il liceo? Il tizio lo guarda, gli fa vedere il cartello e gli dice, ah. No, vabbè, fantastico. I combattimenti ovviamente io li adoro sempre, anche come ho già detto mille volte, per i cambi di colore, che secondo me sono super azzeccati. Ed è molto bella anche l'ultima scena, con quel briciolo di drammaticità, dove Akane non capisce che Ranma vuole che lei si levi dai coglioni perché ha paura che si faccia male. Infatti, zacchi i capelli. Che forse le ha fatto più male quello che non se avesse preso una bastonata in testa. Esatto. Che poi è forte Ryoga. Mazza se è forte. No, no. L'ombrello che nessuno riesce a sollevare. Sì, sì, ma mi ricorda altre, un po' altri anime, che questa cosa qua. Quello che mi fa scassare sono le mappe di Ryoga, perché ce n'è una, quella dove faceva vedere che tipo da casa a scuola c'era anche i metri, c'erano scritto tipo 500 metri, 50 metri. Diciamo, come ha fatto a perdersi in linea retta? E quindi fa ridere, perché poi più avanti sarà sempre peggio questa cosa, cioè sbucherà da sottoterra, spacca i muri entrando, e poi ha sempre lo zaino addosso e dice, è qui la fontana di... E allora gli dico, no, non è qua, non c'entra niente, e fa scassare questa roba. È caratterizzato molto bene Ryoga, forse è quello più sfaccettato anche, quindi, perché a questo lato lui è, sai cos'è? È vittima di se stesso, perché tutti ridono di lui, ma lui in verità è serissimo, e quindi mi ha sempre fatto ridere. E poi c'è un'altra cosa, che forse è basata sulla mia vita personale, quando Ranma dice no, della storia delle merendine, perché nella pausa dell'intervallo il bar era uno e loro erano una scuola, un istituto maschile. Io ho fatto perito elettronico e telecomunicazioni, quindi su 1000 ragazzi eravamo 990 maschi, 10 femmine, e quindi quella scena lì del bar era esattamente quello che succedeva anche nella mia scuola, e quindi lo capivo che dovevi assolutamente aguzzare l'ingegno, e lì era un po' forza bruta, un po' dovevi essere scaltro, se no non mangiavi, quindi mi ha fatto morire da ridere, tanta roba. Quello che mi piace è che Ryoga è orgoglioso,
perché anche se sta sbagliando non lo vuole accettare, quindi fa è di qua, ok, però va a sinistra magari, no? Quindi, sì, che poi c'è il vecchio che dice ma ti ho detto che è di qua, perché continui ad andare di là? Che poi lui cammina tantissimo, perché sì, è sempre a piedi con sto zaino. No, da Hokkaido a Tokyo a piedi. Ma c'ha sta forza, oh, mica, è incredibile. Poi l'inizio, vabbè, sì, poi su questo. No, no, è molto... Ah, voglio parlare dell'ultima scena, del taglio dei capelli. Quindi adesso Akane si dovrà tagliare i capelli, adeguarsi, diciamo, il taglio. Ma io allora chiedo a... la domanda, Arca. Vai. Ma tu, Akane, a livello sì, estetico, la preferisci capello lungo o capello corto? No, a me le ragazze piacciono con il capello lungo. A meno che non hai i capelli, quelli là a caschetto, molto... pilosi. Sì. Se no, capelli lunghi, a me piacciono i capelli lunghi. Uh-huh. E io non lo so, com'è nell'anime, nel manga? È proprio così che lei perde... Uh-huh. Si deve tagliare i capelli? Così? Sì. Ah, ok. Non mi ricordavo. Ma che io non me lo ricordo bene, Ranma, cioè mi ricordo alcune cose. Io mi ricordo, sarà molto più avanti, quando a Ranma crescevano i capelli lunghi. Ah sì, infiniti, dovevano infiniti, fargli il nodo. Sì. Esatto. Era un po' horror anche quella parte lì. Sì, sì, sì. Però mi ricordo poche cose, non mi ricordo tutto. Vabbè, Frank non l'ha visto. Vuoi aggiungere qualcosa? Se andiamo avanti. A posto. A posto. No, io aspetto l'arrivo di shampoo e basta, poi vado shampoo, che bello, e a posare, a scassare dalle risate. Mm-mm. Che è la sorella di no a posare il vecchietto, quello che ruba il maniaco. Sì, sì. Lui vado, ci sono ecco, speriamo che tengano tutto quello che c'è, perché ci sarà da ridere. C'è un personaggio che si chiama Collant Taro, Collant come Collant, ed è, ma era quello tipo... che aspetta, un, suo mi figlio, un suo figlio, che lui lo trova, gli dice ora ti darò un nome, ci pensa, e poi dice a me piacevano così tanto i Collant che ho deciso di chiamarti Collant, e poi Taro perché è tipo il nostro uccio, una roba così. Sì. Bellissimo. Bellissimo, grande. Ok, altro argomento, qua Cinefrank si può inserire in modo selvaggio, sempre che trovi il colore, ok. Allora, Blade Spider-Man 4, la Marvel sa cosa sta facendo, ha tutto chiaro, non c'è tentennamenti. Blade, vi ricordate, Marshall Ali,